La mostra permanente Art in School è sbarcata ieri ad Acireale, all'Istituto Comprensivo Giovanni XXIII. Dopo Fiume Freddo e Aci Catena, i capolavori della fotografia d'autore firmati da Steve McCurry e Saro Di Bartolo in esposizione permanente fanno tappa ad Acireale con la donazione delle opere nella sede dell'Istituto Comprensivo Giovanni XXIII. La mostra Art in Schools è il progetto della Besharat Arts Foundation, promosso e realizzato dal mecenate americano Massoud Besharat, che dona alla Sicilia 600 capolavori della fotografia d'autore. Sbarca così anche ad Acireale, che esporrà in contemporanea Faces of Innocence dell'americano Steve McCurry, noto artista di fama internazionale del National Geographic Magazine, e Beauty of Nature del fotografo siciliano Saro Di Bartolo, ambasciatore della Fondazione in Italia. Si tratta di donazioni di immagini di grande formato destinate alle scuole, stampate negli Stati Uniti e spedite in Italia per essere installate in un ristretto numero di città dell'isola. Il progetto, diffuso da anni negli Stati Uniti ed in Francia ed ora giunto in Italia, ha coinvolto fino ad oggi più di 160 scuole, a cui sono state donate 12.152 opere, e nasce proprio con l'obiettivo di portare l'arte nelle scuole, nella speranza che il contatto quotidiano con l'arte aiuti i bambini ad acquisire un livello più profondo di comprensione ed empatia per il nostro pianeta e la sua gente. L'iniziativa è infatti rivolta alle scuole elementari e medie, proprio perché sono i bambini più piccoli ad essere più sensibili ad accettare nuove idee e modelli di comportamento. All'inaugurazione della mostra permanente Art in Schools sono intervenuti tra gli altri il sindaco di Acireale Stefano Alì, l'assessore alla pubblica istruzione Palmina Fraschilla e la dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo Giovanni XXIII Alfina Bertè. IG Reporter vi aspetta domani per una nuova edizione a partire dalle 13:40. Arrivederci.